3, 2, 1. Eccoci signori, partita la gara tra SSD e HDD. Incredibile Beppe, come vedi l'SSD è già caricato, il sistema operativo è già quasi arrivato. Ma che cosa c'è? L'HDD si è in massacro. Incredibile, deve ancora caricare tutto, l'SSD è già arrivato. L'HDD si è arreso, si è arreso. Cosa sta facendo? Incredibile. Oddio la pistola. No, non ti ammazzare. No, non lo fare, amico, no. Bentornati amici sgleppatori in questa nuova puntata di Computer Passione, canale Sgleb Boys, dove quest'oggi torniamo a parlare di SSD. Il protagonista di questo video è l'HyperX Savage della Kingston, un SSD appunto a stato solido da 240 giga, con prestazione al top delle performance a quanto dice la casa. Oramai gli SSD ragazzi sono entrati in quasi tutte le case degli appassionati e sapete più o meno tutti qual è la vera differenza tra un SSD e un HDD. La intro aveva molta verità riguardo a questo. Ovviamente come ogni cosa ci sono varie fasce di SSD a partire dal prezzo e dalle performance. Questo punto ad essere uno dei pochi SSD più performanti presenti sul mercato, capaci di raggiungere quasi i limiti imposti dallo standard SATA 3, ovvero 600 MB al secondo, una bella mole di dati trasferiti al secondo e non spiccioli. Per fare questo Kingston ha dotato questo SSD di un processore quad core che si chiama Fison S10, che oltre a avere prestazioni molto superiori rispetto ai vecchi SSD è dotato anche di vari feature che permettono il salvataggio dei dati in caso di malfunzionamenti e protezione di quest'ultimi in caso di mancata corrente o appunto altri malfunzionamenti. Il Savage inoltre adotta delle memorie Toshiba di tipo MLC a 19 nanometri, capaci di fornire maggiori prestazioni rispetto ad altri tipi di memorie, durando anche più nel tempo. Caratteristiche davvero interessanti e performanti, che senza scendere in troppi tecnicismi, ritroviamo anche nella serie Neutron XT di Corsair, giusto per farvelo sapere. Ma tornando a noi ragazzi passiamo ai test, che sono sostanzialmente quello che ci interessa per vedere se questo SSD vale veramente quello che promette. Abbiamo deciso di confrontare un Savage con un Samsung 840 EVO, un SSD non tanto recente, ma comunque uno dei più comprati. E un OCZ Arc 100 che è un SSD apparso da poco nel mercato che punta ad essere il più quotato tra gli entry level. Evidenziamo un fatto molto importante ragazzi, ovvero che il Samsung 840 EVO ha circa 10 giga in più di spazio disponibile rispetto ai suoi avversari, mentre l'OCZ Arc 100 utilizza le stesse memorie Toshiba 19 nanometri MLC che utilizza il Savage. Una dura battaglia quella che si trova ad affrontare il Savage. La prima serie di test che abbiamo eseguito è stata fatta sul computer di Cree, con una scheda madre Asus M5A99 Fritz Pro 2, scheda madre del 1518, con Fritz 8320 a stock e 8GB di RAM Corsair al 1866MHz, con Windows 8.1 naturalmente. A girare sono stati provati e testati i tre SSD, ovviamente senza nessun dato dentro, e provandoli prima con Crystal Diskmark Benchmark e poi con Atto Disk Benchmark. Più o meno i tre SSD si equivalgono, anche se sulla lettura sequenziale, ovvero la trasmissione di grandi dati, vince il Savage. Quello che però interessa a noi sono i restanti tre test, ovvero quelli che finiscono con la dicitura K. Questi test non sono altro che letture e scritture casuali che in sistemi operativi come Windows vanno da 50 al 70% delle operazioni totali svolte. In questo caso i tre SSD più o meno si equivalgono e la poca differenza di mega riscontrata è quasi impossibile da vederla nell'uso di tutti i giorni. In Hot Benchmark il Savage batte tutti, con una scrittura massima di 504 mega al secondo e una lettura massima di 551 mega al secondo, dati che quasi rispecchiano quello che promette Kingston. Come di consueto abbiamo rifatto tutti i test anche su una piattaforma Intel con un Pentium G3258 lasciata a stock anch'esso, un MSI Gaming 3 Z97, 8GB di RAM a 1600MHz della Vexil e Windows 7. Come volevasi dimostrare, come in tutti i casi, la piattaforma Intel risulta più prestante di quella AMD, riuscendo a sfruttare anche meglio gli SSD. Con Crystal Diskmark infatti il Savage riesce a battere i due avversari nella maggior parte dei test, cosa non riscontrata sulla piattaforma AMD. Questo sta a significare che su piattaforme Intel gli SSD avranno uno spunto in più. Tutto questo è confermato anche da Atto Disk Benchmark, dove anche in questo caso il Savage domina sull'Arc 100 e sul Samsung 840 EVO, raggiungendo velocità superiori a quelle indicate dalla casa. Il Savage infatti registra 544 MB al secondo in scrittura e 561 MB al secondo in lettura. Sostanzialmente con questo SSD si riesce a raggiungere i limiti imposti dal SATA 3. Visto che i benchmark non sono veritieri come nell'uso quotidiano, abbiamo deciso di fare un ulteriore test sulla piattaforma AMD, trasferendo l'intera cartella GTA 5, che è 60GB, dall'SSD principale all'SSD Savage. Ci vogliono circa 3 minuti, con trasferimento medio di 365 MB al secondo, nettamente differenti da quelli che riscontriamo nei vari benchmark. Siamo sicuri che su piattaforma Intel si riesca ad ottenere qualche mega in più, ma alla fine possiamo essere più che soddisfatti. Quindi ragazzi, arrivati alle conclusioni, parliamo un po' di quello che ne pensiamo noi di questo SSD. Allora, il tempo di avvio logicamente è molto superiore a un HDD normale, quindi sull'SSD stiamo parlando da 10 ai 15 secondi, che sicuramente vi cambia la vita, e sì, poi anche
dipende dalle configurazioni dei sistemi operativi. E in più riscontrerete anche una differenza molto elevata nell'aprire cartelle, nel trasferire, nel fare le operazioni base su internet, anche ad esempio aprire Chrome, insomma in tutto. Quindi un SSD conviene molto di più di un HDD. Questo SSD, ragazzi, ha prestazioni molto superiori rispetto a quelli che troviamo normalmente nel mercato, anche se sostanzialmente nell'uso quotidiano non ci accorgiamo delle reali prestazioni. Quello che sostanzialmente ci accorgiamo è quando si passa da HDD ad SSD, che proprio lì notiamo la differenza. Quindi sì, è più veloce rispetto a quell'altri, ma alla fine ci cambia il giusto, diciamo. Nella scatola, ragazzi, troviamo tutto quello di cui avete bisogno, e partiamo subito dalle viti, che non è una cosa da tutti mettere le viti all'interno dell'SSD. Sembra scontato, ma non lo è. Infatti, perché magari qualcuno di voi non lo trova nel case oppure l'ha perso nel tempo. Oltre a questo troviamo anche un adattatore da HDD normale a SSD, quindi quelli un pochino più larghi che ve lo porta HDD, anche quello targato HyperX con la scritta bellina bestia nero, e in più un adesivo che potete attaccare dove vi pare, dal case alla scrivania, insomma quello che volete. Quindi top per top. Mi sono scordato di dirvi che ci sarà anche un supporto in più che praticamente porta lo spessore dell'HDD da 7 mm quale è ora a 9, un pochino più largo, perché Kingston ha fatto per piccolo. Perché, giusto per dirne una, è proprio piccolezza al massimo del top performance. Quindi è uno spessorino che vi aiuterà a abitarlo, esatto, comunque a trovarlo meglio nel case. In più l'SSD, come chi si sta facendo vedere, è il mio balletto preferito, è fatto da tutto di metallo, quindi sopra, sotto eccetera. In più c'è questa decorazione fantastica tipo satinata rigata, che è molto bella bestia, e ci piace parecchio. Diciamo che il look è molto superiore al normale SSD come il Samsung o il SanDisk, eccetera, eccetera. Parliamo però di prezzo, prezzo che è nettamente superiore rispetto ad altri, chiaramente è la novità. Infatti parliamo di un prezzo che va dai 120 ai 160 euro, dipende da che negozi trovate online, diciamo anche a negozio proprio fisico. E che un po' ci ha sdubbiato, perché a questo prezzo qui troviamo il Samsung OT50 Pro, che all'effettiva ha 16 giga in più di memoria, quindi ha più spazio, e che ha prestazioni leggermente superiori. Già. Quindi per questa cosa qui ci ha un po' sdubbiato. Però comunque è la novità, quindi... Resta da vedere più avanti magari con l'ottimizzazione, che tra l'altro non c'è né aggiornamenti né programmi per questa cosa qui, perché è proprio una cosa nuova uscita, quindi non c'è niente. Quindi resta a vedere nel tempo se con l'ottimizzazione riusciranno ad aumentare performance. Cioè, un'altra cosa che ci sarebbe piaciuta dirvi è la longevità di queste SSD nel tempo, ma purtroppo, visto che abbiamo testato diciamo per circa una settimana, non siamo in grado di dirvi questo. Sappiate però che ce l'hanno mandato e noi lo useremo fisso sul nostro banchetto, in cui ci renderizziamo, ci facciamo tutto, è acceso 24 ore su 24, quindi magari più avanti nel canale vi ridiremo come si sta comportando questo SSD. Questo perché appunto oramai gli SSD punto SATA 3 vanno praticamente tutti uguali, e quello che gli utenti di solito cercano è la resistenza, se così possiamo dire, nel tempo, la longevità. Perché come sappiamo gli SSD non sono eterni, hanno molta meno vita degli HDD, però appunto siccome è una tecnologia oramai assestata, si cerca longevità. Io lo so, perché oltre che aver rotto un OCZ, non si sa come, sono riuscito a rottare anche un Corsair. Così. Cioè, due SSD io ho rotto nel tempo, due SSD in 5 anni. Sì, quindi, non so. Proprio la morte. Quindi, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Noi vi ringraziamo per la visione. Vi salutiamo. Vi mandiamo a domenica questa che viene il Santec. Fateci sapere cosa ne pensate. Se anche anche voi, come noi, pensate che il prezzo sia un po' troppo elevato per quello che offre. E appunto, uno slap abbraccio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. Arrivederci.